Gesto volontario o disgrazia? Un nodo ancora da sciogliere, quello sulla morte di Nicola Di Crescenzo, 59enne di Guardia Grele, il cui corpo è stato trovato carbonizzato la mattina dello scorso 3 marzo all'interno della sua Fiat Panda lungo una strada di campagna in territorio di Casalin Contrada, al confine con Rocca Montepiano. La Procura della Repubblica di Chieti ha aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio colposo. Il PM Giuseppe Falasca, tra domani e martedì, affiderà l'incarico al medico legale Cristian Dovidio affinché esegua gli esami radiografici. L'autopsia. Intanto le indagini dei carabinieri proseguono. Le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno dell'abitacolo dove pare ci fosse della benzina. Di Crescenzo era un fumatore e potrebbe aver perso il controllo dell'auto a causa di un malore e la caduta della sigaretta potrebbe aver innescato il rogo. Ma al momento gli investigatori non escludono alcuna pista.